Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, se uno parte, ovvero Osimhen, uno deve arrivare, ovvero Romelu Lukaku. Come sappiamo, è notizia di molti giorni, perché se ne sta parlando veramente, veramente tanto in questi giorni. Romelu Lukaku avrebbe addirittura raggiunto, anzi, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con il Chelsea. E non sono 35 milioni, ma sono 25. 25 milioni, ragazzi. Quindi 10 in meno rispetto a quelli che chiedeva il Chelsea ad inizio trattativa. Detto questo, mi raccomando, aiuto, tasto like e commento perché voglio sapere la vostra, perché sono convinto, sono veramente convinto che molti di voi su questo arrivo di Romelu Lukaku al Napoli siate divisi. Perché lo leggo dai vostri commenti. Io non so se è un 50 e 50 che siete divisi, ma in molti, molti commenti, anche sui vari social del Napoli, sui vari Instagram, Facebook, X, molti tifosi sono divisi sull'arrivo di Romelu Lukaku perché non lo ritengono all'altezza del Napoli. Ma andiamo a leggere quello che dice la Gazzetta dello Sport, che vi ho riportato qui sulla community di YouTube, come un déjà vu. Anche se stavolta l'attesa sembra meno stressante. Romelu Lukaku si gode le sue vacanze e aspetta di conoscere il suo futuro, una situazione che l'attaccante conosce bene e che si ripete ogni mese di luglio. Galeotto fu quel mal di pancia di una tournée in Cina con lo United, quella che anticipò il suo primo arrivo in Italia, estate 2019. Conte sbarca sulla panchina dell'Inter e le sue richieste per l'attacco mette soltanto un nome sulla lista, Romelu Lukaku. Come sta facendo in questo momento Antonio Conte al Napoli? E io già vi ho detto, se ritorna quel Lukaku lì del 2019-2020, quel Lukaku lì, Wagyu, fa il devasto, fa il devasto. Però Conte gliel'ha detto, bello, se vieni a Napoli devi perdere minimo 5 kg, 5, perché l'abbiamo visto con il Belgio, il ragazzo è sovrappeso, Wagyu, io posso capire io che sono in sovrappeso, peso 99, 98 kg. Posso capire, ma lui no, lui no, Wagyu, lui no, lui no. È un giocatore di Serie A, deve essere bello, pulito, liscio. Wagyu è ingrassato tantissimo Lukaku e questa è una cosa che molti tifosi la stanno scrivendo. Ma chi andiamo a prendere? Osimhen che fa paura, ci cioè andiamo a prendere Lukaku che è lento, che Lukaku però non è lento, Wagyu, guardatevi bene le partite. Comunque, continua la Gazzetta e dice: i due sono fatti l'uno per l'altro. Nessun allenatore è capace di sfruttare al 100% il potenziale micidiale di Lukaku. E con nessun allenatore Romelu lotta, suda e lavora come con Conte. È il miglior allenatore che abbia avuto nella mia carriera, ha detto durante l'Europeo in Belgio. Il belga, scusatemi. Sgombrando il campo da ogni tipo di dubbio sul suo futuro e rilasciando intendere palesemente la sua volontà di ritrovare il tecnico italiano. Romelu vuole solo il Napoli e resta in attesa dell'addio di Osimhen. Addio di Osimhen che potrebbe verificarsi nel giro di 48 ore. Il Napoli sta spingendo per vendere, il Paris Saint-Germain spinge ma un pochino meno sul prezzo. Va limata la trattativa e se il Napoli si riesce a far mettere intorno a questi 100 milioni il giapponese che vuole Antonio Conte, il Napoli. Giapponese o coreano, non mi ricordo sinceramente, ditemelo qui sotto nei commenti. Andiamo avanti perché dice: l'avvocato Ledur sta lavorando da tempo col Chelsea che vorrebbe venisse pagata la clausola rescisso da 37,5 milioni di sterline, più o meno 44 milioni di euro, ma che già sa che per chiudere definitivamente la parentesi Lukaku dovrà accontentarsi più o meno della metà. Il punto d'incontro tra il club potrebbe essere a metà strada per un affare da circa 25 milioni per il cartellino. 25 milioni, Wagyu, non 44, la metà. Io all'inizio ho detto 35 milioni, 10 milioni, no, qui si parla di sterline. Io avevo letto le sterline, io ho detto 35 milioni, invece sono di sterline, 37,5 milioni di sterline. 44 milioni, cifra folle, folle per un giocatore come Lukaku, secondo me. E Lukaku per Napoli e per Conte è pronto a ridursi lo stipendio, è già sceso nell'anno della Roma a 7,5 milioni e mezzo. E qui casca l'asino, e qui casca l'asino perché Wagyu, se
7 milioni e mezzo alla Roma erano tantissimi, sinceramente, per quello che ha fatto Lukaku. Poi, diciamoci la verità, non è che abbia fatto chissà che a Roma. Però io quello lì che voglio capire ora è questa cosa qui. Quanto va a guadagnare Lukaku? E vi ricordo che c'è da fare il rinnovo di Kvara. Quindi facciamo prima il rinnovo a Kvara, poi se ne parlerà, Wagyu. Facciamo prima il rinnovo a Kvara, poi se Romelu volesse venire a Napoli, che ha tutte le intenzioni di venire a Napoli, sotto la mano non ci piove, si dice, così si dice, il giocatore dovrà accettare 6 milioni, 5 e mezzo, vuoi venire a Napoli, vuoi giocare? Sì, e allora i soldi sono questi che ti diamo, che fai? Vieni o no? Che fai? Rimani svincolato? Il Chelsea non lo vuole, vai giù. Il Chelsea non lo vuole. E Napoli punta proprio su questo fatto, secondo me. Comunque, trattativa Greenwood è andata al Marsiglia, vai giù. Che cosa vi dissi io di Barcigia, che era un cazzaro? È preciso, Barcigia è un cazzaro, si riconferma un cazzaro Barcigia, vai giù. Greenwood va al Marsiglia, che negli ultimi giorni addirittura sembrava rottura totale, addirittura il sindaco di Marsiglia era sceso in campo per dire no, lui non lo vogliamo, e invece Greenwood va al Marsiglia, beffato il Napoli e la Lazio. Detto questo, parliamo un attimo della difesa, perché se deve arrivare Mosso deve andare via qualcuno, come detto l'altro giorno, e in effetti il Ren ha mostrato interesse per il difensore del Napoli, Leo Østigard, che oggi è uscito infortunato dall'allenamento, ghiaccio spray subito, sperando non sia nulla di grave, perché ragazzi, se si rompe ora, tu non lo piazzi più. Poi, continua, Nicolò Scire dice che non è nei piani di Antonio Conte ed è pronto a lasciare gli azzurri durante la finestra di mercato estiva. Questa era di questa mattina, invece quest'oggi pomeriggio è uscita un'altra notizia. Leo Østigard non è molto convinto del Ren, vuole continuare a giocare in Serie A. Il norvegese aspetta che il Torino o il Genoa faccia una mossa, ma al momento resta aperto solo il mercato estero. Il Napoli lo valuta circa 8 milioni di euro. Bene, 8 milioni di euro. Addirittura, vedi, Sky inizia a parlare di Osimhen al Paris Saint-Germain, anche Sky inizia a parlare di Osimhen. Cop Miners non va alla Juventus, ve lo dico subito, anzi forse stasera ne parleremo quando torneremo da lavoro, così, perché molti Giuntoli sta facendo del... lasciamo perdere, poi ne parleremo questa sera. Comunque, a parte questo, se devi prendere il Mosso devi vendere Nathan a mercato, sì, ma è brasiliano, ti ridanno i soldi che valgono di Nathan o lo mandi in prestito. Østigard non vuole andare a Rennes, non vuole andare in Francia, vuole rimanere in Serie A, come ha detto, chi era che l'ha detto, la fonte, vi cito la fonte, il Corriere dello Sport. 8 milioni non sono tantissimi, diciamoci la verità, 8 milioni non sono tantissimi, il giocatore secondo me ne potrebbe valere anche qualcosa di più, secondo me, il buon Leo. Però ecco, il Napoli ha bisogno di vendere, ha bisogno di far cassa, e io già l'ho detto, con i soldi che arriveranno sia di Osimhen e le future vendite di Mario Rui, Østigard, che sia Nathan e quello che vi pare, il Napoli a quel punto poi inizierà a fare mercato da centrocampo in su, perché una volta sistemata la difesa con Hermoso, il Napoli poi a questo punto è pronto ad affossare il colpo Federico Chiesa. E io no, Chiesa, ragazzi, il Napoli è su Chiesa. Ve lo dico io, fidatevi che il Napoli è su Chiesa, è un pallino di Antonio Conte, e se Antonio Conte ha detto io voglio Federico Chiesa anche da prendere un possibile scambio con Raspadori, il Napoli potrebbe tentare veramente l'assalto a Federico Chiesa. Addirittura si era parlato di Rabiot non ce lo vedo a Napoli, a parte per l'ingaggio elevato, gli dà addirittura 7 milioni l'anno, cosa veramente assurda. Però sono molto curioso di vedere il Napoli dove va Antonio Conte a cercare questi giocatori. Ne sono molto convinto. Io sono convinto delle scelte che vuole fare Antonio Conte, ovvero Lukaku, i vari Chiesa, si parla di Berardi. Però ecco, diciamoci la verità. Dobbiamo stare a quello che dice Conte. Se Conte dice che Lukaku è adatto per il gioco del Napoli, noi dobbiamo adattarci a quello che dice Conte. Se lui ti dice è Lukaku, punto, non esiste Gyökeres, non esiste nessun altro, esiste Lukaku, punto. A centrocampo? A centrocampo qualcuno arriverà, che sì,
Milinkovic e Savic? Non lo sappiamo. Vendiamo, piazziamo prima i nostri, Osimhen, Mario Rui, altri giocatori che il Napoli vuole dare via, addirittura Ambrosino, se non sbaglio Ambrosino o D'Agostino, ma non mi ricordo, il Napoli è riuscito a piazzarlo, Manna è riuscito a piazzarlo. Ecco, se Manna oggi non era all'allenamento di mattinata, significa che qualcosa c'è sotto. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a tutti.